Il Teramo reduce dalla vittoria in quel di Pistoia torna al Bonolis per affrontare il Gubbio di Torrente. Birligea prende il posto di Rosso nel tridente d'attacco, Bernardotto centrale e Malotti sulla destra. Boa, dopo l'assenza causa convocazione in nazionale, ritrova la maglia da titolare. Si rivede anche Mungo. Gubbio in ottima forma, in piena zona playoff. Quinto posto per gli augubini dopo la roboante vittoria sul malcapitato Pontedera. Il Teramo parte bene e può subito far male. È il quarto minuto quando da rimessa laterale su una sponda di Mungo il pallone finisce sul mancino di Malotti. Debole e centrale e Ghidotti può tranquillamente bloccare. Teramo che insiste anche al dodicesimo. È ottima la trama dei biancorossi col pallone che finisce sui piedi di Birligea, che senza pensarci due volte scarica immediatamente il destro che fa la barba al palo. I biancorossi insistono e al diciassettesimo passano. C'è una perla di Birligea, infatti, a sbloccare questo match con lo slalom gigante del rumeno, mancino chirurgico, dopo aver superato ben tre avversari. Pallone all'angolino. Teramo 1, Gubbio 0. Minuto 25, Arena classe 2000 del Gubbio deve fermare con le maniere forti l'offensiva di Malotti. Giallo per il giovane calciatore augubino. Il Gubbio prova a svegliarsi. 5 minuti dopo la mezz'ora fa tutto Dudu, che si libera degli avversari e scarica un mancino micidiale che batte tozzo, ma c'è l'incrocio dei pali a dire no all'attaccante con il 99 sulle spalle. Passano solo 3 minuti e il Teramo ha l'occasione per arrivare al raddoppio. È un pallone d'oro quello dato a Birligea, che elude l'offside, supera l'estremo difensore Ghidotti, ma Redolfi sulla linea salva. Nella ripresa nessun cambio per entrambi i mister e Teramo che parte subito forte. È il settimo quando Mungo col mancino prova a sorprendere Ghidotti, debole centrare la conclusione del 10 biancorosso. Un minuto dopo piove sul bagnato per il Gubbio, un'ingenua Arena commette ancora fallo a metà campo per evitare una ripartenza del Teramo. Il direttore di gara non ha dubbi, doppio giallo e Gubbio in 10. Il Teramo ne può subito approfittare, Bernardotto riceve un vero e proprio cioccolatino dopo una splendida triangolazione, ma Ghidotti sventa sul mancino del 9 che non riesce ad angolare. E quando meno te lo aspetti arriva la beffa. Il Gubbio guadagna un corner, il cross è preda di Redolfi che di testa stacca in tempo perfetto e batte l'incolpevole Tozzo. Il Teramo non demorde, passano soli 60 secondi e ancora Bernardotto su perfetto filtrante si trova a tu per tu con Ghidotti. Anche stavolta l'estremo difensore ospite ha ragione sull'attaccante biancorosso. Il Teramo non ci sta e insiste, sfruttando anche la superiorità numerica in campo, ma la formazione di Guidi non riesce a trovare gli spiragli giusti, nemmeno quando si tratta di sfruttare il tiro dalla distanza. E allora il Gubbio arretra e forse si accontenta dopo aver passato dei minuti interminabili di terrore al cospetto delle offensive dei biancorossi. Termina 1-1, continua la striscia positiva del Teramo, ma di certo questo pari sa di beffa non solo per la superiorità numerica dall'undicesimo minuto della ripresa, ma soprattutto per le tante occasioni create al cospetto dell'estremo difensore ospite. Bernardotto forse dormirà male stanotte.